pomeriggio, io sono Ginevra Art Deco e oggi assaggerò Raffaello Gelato. Allora, spero che sia buono perché il cioccolatino di solito mi piace, quindi lo mangio molto volentieri perché mi piace sia il cocco sia il cioccolato bianco, la nocciola e... assaggiamo questo gelato. Mi piace la mia maglietta oggi alla marinara. Ecco. L'ombelico del mondo. La mia treccia. La mia magliettina super sexy. E ecco il gelato da assaggiare. Apriamo. Quando è carino, si presenta rotondo, bianco e con granelli di nocciola. Al primo impatto è buonissimo. Super croccante fuori e morbido dentro. Super grosso. Super gustoso. Per i grandi golosoni. Questo finisce subito, raga. Si sente molto il sapore del cocco, ma allo stesso tempo è delicato. Con questa buona crema al latte. Con granelli di cocco al suo interno, ricoperto di cioccolato bianco e granello di nocciole, squisito, una passione infinita. Dovete provarlo anche voi, ragazzi. Ragazzi. E un mozzo è già quasi tutto finito. Mi sa che me ne mangio un altro, voi dite. La ginevra è super golosa. Mi piace il cioccolato bianco al cocco, è un abbinamento pazzesco. Se siete dei buoni di cuore o siete universali, ve lo consiglio perché è leggero, non è né tanto dolce né troppo
troppo dolce, non troppo dolce. Ecco, non è troppo grande la cosa, volevo dire. In un mozzo finisce subito, soprattutto i maschietti. Se mangiano un boccone. Scusate se ho fatto un po' la buffona, però vi volevo far ridere un po'. Un gelato è buonissimo, è rimasta solo la stecca. Il voto che do a questo gelato è 10. Buonissimo, croccante fuori e squisito dentro. Dolce, non troppo. Poi è piccolo e ha fatto anche per chi sa chi era. Ciao, ci vediamo al prossimo video, raga. Ciao!